Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per un video dedicato alle 10 canzoni. Le 10 canzoni più vendute dell'anno, ma anche gli avvenimenti più importanti di quell'anno. Oggi vi racconto il 1959. Lunedì 16 febbraio del 1959, Fidel Castro è primo ministro di Cuba. In una lingua di terra tra l'Oceano Atlantico e il Mar dei Caraibi, iniziava la parabola del leader politico tra i più longevi del XX secolo, sulla ribalta internazionale per quasi mezzo secolo. Sabato 21 febbraio del 1959 viene ideato il simbolo della pace. Nel momento in cui il mondo sembrava sull'orlo di una guerra distruttiva, il giovane esercito della pace trovò il simbolo giusto per dare forza al proprio dissenso. Da qui in poi non smise mai di comparire su bandiere, cartelli e guance, ogni qualvolta e in ogni luogo della terra in cui bisognava fermare il ricorso alle armi. Lunedì 9 marzo del 1959 nei negozi arriva per la prima volta la bambola Barbie, il primo giocattolo glamour della storia, un ricercatissimo oggetto da collezione, un modello estetico per tre generazioni di ragazzine. Barbie è stato tutto questo e continua ad esserlo, confermando il suo successo senza tempo. Sabato 28 marzo del 1959 la Cina mette fine all'indipendenza del Tibet e il popolo tibetano, che ha vissuto per secoli in autonomia sul tetto del mondo tra spiritualità e lavoro della terra, un clima di libertà e di quiete infrantosi contro le mire espansionistiche della più grande repubblica socialista di sempre, che con la forza continua a tenere prigioniero quel popolo. Ma nel 1959 sono tantissimi gli artisti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica in generale, che nascono in questo 1959. Primo su tutti, Raff, nasce nel 59. Ma nel 59 a nascere sono anche Gabriella Carlucci, Alejandro Baldi e poi ricordo Carmen Russo, Bryan Adams e Maurizio Crozza. Per quanto invece riguarda gli sportivi che nascono nel 1959, ricordo Patrizio Riva, McEnroe, poi ricordo Luciano Spalletti, Bordin, Carlo Ancelotti, Giuseppe Abbagnale e Magic Johnson. Sono questi i nomi eccellenti nati nel 1959. Il 30 maggio del 1959 Pietrangeli vince Roland Garros. Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il torneo di tennis singolare maschile internazionale di Francia, noto anche col nome del campo su cui è disputato, il Roland Garros di Parigi. Il 6 dicembre del 1959 viene inaugurato lo stadio di San Paolo di Napoli, campionato di calcio 59-60, Napoli-Juventus, match che avrà sempre una certa importanza e ricadute sociali oltre i confini del calcio. Questo passa alla storia perché inaugura lo stadio San Paolo di Napoli. Venerdì 17 luglio del 1959 muore Billie Holiday, soprannominata anche Lady Day. Per molti è stata la maggiore vocalista che il jazz abbia conosciuto. Americana di Philadelphia, Pennsylvania, Eleonora Fagan si riscattò da un'infanzia difficile iniziando la carriera di cantante nei club di Harlem con il nome d'arte B. Dalla metà degli anni 30 andò incontro alla fama collaborando con mostri sacri del jazz quali Lester Young e Louis Armstrong e sfidò il clima di segregazione razziale cantando tra le prime a farlo insieme a musicisti bianchi. Tra i suoi cavalli di battaglia c'è God Bless the Child, Strange Fruit e The Man I Love. Mercoledì 21 gennaio del 1959 muore Cecil Blount DeMille, universalmente conosciuto come il padre del cinema di Hollywood, il cui mito ha costruito metaforicamente e materialmente con la sua fulgida carriera di regista e produttore cinematografico statunitense. L'8 agosto del 1959 muore Luigi Sturzo, figura simbolo dell'antifascismo. Don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti di ispirazione cristiana. Questo era il 1959.
e siamo alla classifica dei 10 dischi più venduti del 1959. Il perché di questo video, il cuore di questo video, per scoprire insieme quali sono i 10 dischi più venduti dell'anno. L'anno è quello appunto di cui abbiamo parlato fino ad ora, il 59. Al numero 10 c'è Il tuo bacio è come un rock, la canzone di Adriano Celentano. Al numero 9 Io di Domenico Modugno. Al numero 8 c'è The Gayo, la canzone di Nelson Riddle. Al numero 7 c'è Petit Flair, la canzone di Sidney Bechet. E al numero 6 c'è la famosissima Venus, la canzone cantata da Frankie Avalon. Al numero 5 Tom Dooley, la canzone di Kingston Trio. E al numero 4 c'è Small Gets in Your Eyes, The Platters. I primi tre dischi più venduti nel 1959 sono i seguenti: Forever, la canzone di Joe Damiano, al numero 3. Al numero 2 Passion Flowers, la canzone dei Fraternity Brothers. Ma il disco più venduto in assoluto del 59 è la canzone di Marino Berreto Junior. La canzone si intitola Arrivederci. E siamo alla fine di questo video dedicato alle canzoni più vendute del 1959, ma anche tutti gli avvenimenti di quell'anno. Abbiamo scoperto insieme quali erano questi avvenimenti e qual era il 1959. Io vi ringrazio chiaramente per la visione e vi consiglio di entrare nella playlist del mio canale dedicata alle 10 canzoni e scoprirete tutte le puntate che appunto parlano di questo argomento. Io vi ringrazio chiaramente per la visione e la prossima puntata vi aspetto come sempre per le 10 canzoni. Ciao da Ale.